Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi ad un nuovo video di Clash Royale. Come avete visto dal titolo, insieme oggi volevo potenziare una delle leggendarie che mi ha stupito più in assoluto guardandola giocare dai giocatori, dai pro player, dai, da quelli che giocano Clash alla grande. Mi sto riferendo alla fuorilegge. Come vedete ho già 20 su 20 fuorilegge, ho utilizzato il libro dei libri, ho 107.000 di gold e insieme a voi volevo potenziarla, maxarla e provare questo deck, anche se gli scheletrini, l'orda di scheletri non è proprio al massimo, ma che ho visto funzionare benissimo. Andiamo subito ragazzi, andiamo subito, bam, al power up. Come vedete danno 233, danno in scatto 4,67, danni al secondo 2,33 e punti ferita 1095. Abbiamo preso anche un sacco di stelline per averla maxata, ovviamente, quando maxi una leggendaria. Buttiamoci subito in ladder e vediamo un pochettino come gira questo deck. Mi piace tantissimo la fuorilegge, ragazzi. Reputo che sia veramente una carta incredibile. Cominciamo contro dei Rad del clan Ukraine. Immagino che non siano polacchi. Moschettiere per me. Vediamo cosa succede. Fuorilegge giù. Andiamo con il cavaliere intanto a counterare il suo gigante royale, ma come vedete ragazzi la fuorilegge è entrata sotto la torre, devastante, anche il ram ha praticamente demolito con un attacco la torre di sinistra, incredibile, incredibile, che attacco incredibile, mamma mia. Lui va a giocare il cavaliere per andare a counterare il mio cavaliere, perderò purtroppo anche gli sgherri. Ma non è un problema, lasciamolo entrare, prepariamoci per la difesa. Abbiamo anche un principe che, secondo me, potrà darci un grande aiuto, soprattutto per i tank, che potrebbe giocare lui. Lasciamo andare. Principe in questo momento. Fuorilegge. Il cavaliere alto per prendere i colpi dalla torre. Dalla centrale, attenzione anche lui! Aveva un'orda di scheletrini che ha giocato per counterare le mie truppe, quindi... attenzione per la prossima mossa che deciderà di fare, potrebbe essere quasi sicuramente il gigante royale. E allora vado a giocare anch'io, l'orda di scheletri in realtà è proprio per bruciarla. Sbagliatissimi questi sgherri che invece vanno involontariamente sui suoi pipistrelli, vanno a mangiarsi il gigante royale e io parto ad aprire con l'ariete da battaglia. Vediamo cosa decide di fare lui. Ariete che dovrebbe entrare, ariete che dovrebbe entrare, ariete che entra in patta sulla torre di destra, incredibile. E poi c'è un barbaro che stava andando a colpire pesantemente la torre. Andiamo a counterare il suo mago di fuoco con il moschettiere dietro che mi toglie il suo cavaliere. In realtà io non ho nessuna fretta di partire, potremmo addirittura splittare l'orda di scheletri. Andare a giocarci gli sgherri. E poi un principe e un moschettiere. Vediamo se il principe mi viene in aiuto. Pronta la mia ripartenza. Pronta la mia ripartenza, attenzione agli scheletri. Attenzione agli scheletri che dovrebbero arrivare. Impattano sia il principe che la fuorilegge. Fuorilegge che poi va sulla torre di destra. Andiamo a zappare la sua orda di scheletri. Incredibile, incredibile. Sotto così, sotto così. Doppia torre fatta. Fuorilegge la mettiamo sulla destra. E wow, che potenza. Grand deck. Grand deck. Fuorilegge al 13, ragazzi. Violentissima. Andiamo avanti allora con il prossimo match contro Yonkin Ton del clan Pekka. Vuoi fare un'apertura classica con l'orda di scheletri. In realtà ci facciamo congelare la rete da battaglia. Perdiamo purtroppo qualche scheletrino. Vediamo se il... Ah, la rete da battaglia non è riuscito ad impattare sulla Valchiria. Qui ci sarà uno scontro sul ponte. Valchiria cavaliere. E intanto la fuorilegge che ha loccato il suo ariete da battaglia, ma che... scusatemi, il suo arciere pirotecnico, che però con il colpo è tornato indietro, quindi molto poco da fare. Riapriamo di nuovo con il moschettiere.
Sono pronto eventualmente a giocare il principe. Principe per noi. Andiamo, andiamo, moschettiere principe. Non è una grandissima mossa la sua. Vediamo se riusciamo a fermare la Valchiria. Ripartendo con la rete da battaglia. Incredibile! Valchiria! Impenetrabile! Devastante! Devastante! Fuorilegge! Dentro adesso! Vai a loccare! Vai a loccare! Vai a loccare! Bene così che va a loccare! Attenzione al tronco, attenzione al tronco, attenzione al tronco, lui è in ritardo, non riesce a giocare il tronco, riusciamo a mangiarci lo Grider con un'orda di scheletrini, giocata molto pericolosa questa, ma funzionale. Lasciamo entrare l'arciere pirotecnico, lo andiamo a counterare con il cavaliere, lui va a giocare un terremoto che non capisco. Vediamo quando ha finito di fare il pagliaccio con tutte queste truppe. Ariete che può andare, Ariete che può andare, Ariete che può andare. Ariete che va ad impattare pesantissimo sulla torre di destra. Good. Pronti a counterare, pronti a counterare il suo Grider. Insieme alla fuorilegge riusciamo a fargli fare solo due attacchi. E ripartiamo. Principe cavaliere. Scarica per i suoi scheletrini. Invece no, andiamo con la rete da battaglia. Non dovrebbe essere un problema per noi partire. Fuorilegge, continuiamo a caricare l'attacco sulla torre di destra. Impatta! Molto bene! 20 secondi. Non è finita, attenzione. Non è finita. Non è finita. Dov'è il suo Grider? Gli basta, gli basta, gli basta, gli basta, gli basta. Pensavo non gli bastasse. Ancora spingere. È un attacco infermabile. Boom. Nice. Molto bene. Avanti. Contro Adrian degli Otaku Family. 5006 e 65 per lui. Veramente potentissima, ragazzi, questa fuorilegge maxata. Se giocata correttamente, si rivela essere veramente una carta devastante. Ragazzi, scrivetemi qua nei commenti come vi sembra la fuorilegge. Vi piace? Non vi piace? La utilizzate? Avete un deck? Ci tengo, ragazzi, scrivetemelo qua sotto. E se io parto con l'attacco dall'altra parte... Attenzione alla Princess, che è impegnata. Forse anche il principe riesce a loccare. Mamma mia! Abbiamo due truppe che hanno impattato su entrambe le torri con una violenza imponente. Scrivetemi qui sotto, ragazzi, mi raccomando. Come vi sembra la fuorilegge? Lasciamo entrare un attimo. Vediamo se riusciamo a incastrare anche questo attacco. Peccato perché il colpo del cavaliere, del principe nero, wow, lui ha counterato solo con 4, fuori legge anche per noi, possiamo andare tranquillamente a counterarla così. Lasciamo entrare l'orda di scheletrini, la perderemo purtroppo, non è un problema. Cavaliere, a fermare la princess. Questo tronco ci dà la possibilità di giocare eventualmente l'orda di scheletrini, ma io qua farei il doppio attacco. Andiamo. Andiamo. Zappettina. Easy. E siamo sotto. Siamo dentro. Lui è obbligato, ovviamente. Vediamo se riusciamo ad entrare proprio con la fuorilegge velocemente. La counteriamo intanto anche noi con il cavaliere. 260 la torre di sinistra, 192 la torre di destra. Non facciamo nulla. Ricordiamoci che lui ha il barile che non va a giocare. Attenzione, principe. Bellissima la sua giocata. Bellissima la combo.
Wow! Wow! È giù la mia torre! È giù la mia torre! Dobbiamo sbrigarci! Ok! È giù anche la sua di torre! Spingiamo! Spingiamo! Piano, 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 piano! Abbiamo la centrale che ci aiuta! Pronti a partire, pronti a partire, pronti a partire! Pronti a partire! Ariete! Intanto la prima zap! Pesantissimo il suo comeback! Pesantissimo! Oh my god! Fuorilegge bloccata! Incredibile! Incredibile! Non ci posso credere! What the fuck! Oh! 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 Wow! 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 Che comeback! Incredibile! Bello, bello, bello! Prima di salutarci, apriamo i bauli argento. Abbiamo anche due torri bombardiere. Apriamo ancora l'argentino, 149 di gold. Due gabbie per goblin, 19 draghi d'ossa. E apriamo infine il baule d'oro, 618 di gold. 4 draghi d'ossa, una torre bombardiera, 28 cavalieri, 9 estrattori di elisir. Beh ragazzi, io spero che anche questo video di Clash vi sia piaciuto. Mi ripresenterò con il deck della fuorilegge perché secondo me è veramente fortissimo. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!